Ciao ragazzi, sono sempre io, Sadio Bu Junior, ma tanto già lo sapete, no cap. Oggi siamo qui a Jesolo, la terra jesolese. Quindi ragazzi, mi raccomando, prima di iniziare a guardare il video, se ancora non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi ora. Lasciate un like così mi fate capire che vi piacciono i miei video, you know what I'm saying. Cosa andremo a fare oggi? È molto semplice. Oggi cercheremo di balbettare davanti alle persone. Vedremo se loro avranno la pazienza di aspettarmi. Quindi ragazzi, se non volete perdervi questi video pazzeschi, seguitemi. E già lo sapete, no cap, Sadio Bu Junior in the building. Let's go, bro. Crippo. Come ti chiami? Yoda. Andrea. Michael. Eric. Cosa? Pensate delle persone che balbettano, che devono estinguersi. Cosa vuol dire? Che devono fare la fine dei dinosauri, dei megalodonti, di quelle specie umane. Mi stai prendendo in giro? Sì. No, ma non te, cioè quelli che balbettano. Ma te, ma in modo più lungo. Cioè, tu sei una prova. Ok. Quali sono le soluzioni? Tagliarsi la lingua. Jesolo? No. Vicenza. Dove? Vicenza. Che fate qui? Figa. Sì, in giro. Ok. Voi cosa pensiamo? È una malattia, cioè, nel senso. Perché sono una malattia? Perché è grave. Perché ridi? Ma perché è grave. Dico, qual... Cioè, esageri te. Quali sono... Sono le soluzioni. Leggere ad alta voce. Leggere? Sì, ad alta voce. Ok. Voi che abbiamo il nostro posto nella società. Certo. Sì, perché tanto non è che se sei balbuziente in pratica sei disabile. Io ho detto che è disabile, però. No, ho sbagliato. Ognuno ha i suoi problemi. Ok, grazie ragazzi, buona serata. Come ti chiami? Daniela. Alessandra. Jesolo? No, io sono di Verona. No. Ok. Cosa? Pensate delle persone che balbettano. Nulla, sono persone come gli altri. Non mi fa differenza. E noi possiamo
avere la nostra società? Certo, sì. Posso lavorare per esempio? Sì. Sì? Certo. Avete mai avuto problemi con persone che balbettano? Assolutamente no, mai. Mai? Ottimo, grazie mille ragazzi. Buonasera. E come ti chiami? Nadine, Maria, Anna, Ida. E non siete di Jesolo? No, non siamo. Non siamo di qua. Dove? Alto Adige. Trentino Alto Adige. Alto sì. Alto Adige. Ok, e la domanda di oggi è molto semplice. Cosa pensate persone che balbettano? Che cosa? Cosa fanno le persone? Cosa pensi delle persone che balbettano? Balbettano? Ah, Stoughton! Sì. Non c'è problema? No? No. Sì, non è colpa loro. No. Sì, infatti. Voi pensate che noi abbiamo posto nella società? Sì, certo. Sì, certo. Buona sera. E chi amo Sadi? Sono un giornalista e pensate delle persone che c'è la polizia. Venite di qua per favore. E cosa ne pensate? Niente. Persone normali. Noi possiamo aprire la nostra azienda? Certo, sì. Quindi ci
Però problemi? No. No? No. Non c'è nessun problema? No. Ok, grazie mille. Grazie. Mi vuole sputare addosso. Buonasera. Io mi chiamo Sadi. Sono un influencer. Domanda di oggi è cosa pensate persone che balbettano. Allora, cioè in realtà penso sia un disturbo che può succedere e c'è un modo anche per risolverlo. Come come puoi risolverlo? Risolverlo. Ci sono appunto delle persone che ti insegnano a parlare pian piano. Ma pensi che la società e ci quindi non sarebbe una cosa, no? Non è socialmente accettata. Tutto tranquillo. No, non è tutto tranquillo. Non è socialmente accettata come disturbo. Perché è stigmatizzato. Come